me le ho perse prima di prendere la cartellina. Non sei soltanto cretina, tu sei una minus abens, c'è un ritardo cognitivo. Ma con che ha a che fare? Io ti cambio ancora il pannolino a casa. Forza, cammina all'indietro, guardati intorno. Cerca di visualizzare dove sta. Ma dottore, ma dove guardo? Cioè... Devi cercare analiticamente, scema! Dottore, analiticamente le ho trovate. Le ho trovate, arrivo. Sai cosa fa? Ma lo sai che sistemata per bene sei tutta un'altra cosa? Potrei perfino pensare di prenderti in considerazione. Commovente. Insolente. Che non mi chiami Claudio e non mi dai del tuo? Claudio? È il mio nome. Sì. Ok. Anche in istituto? Certo. Tanto penso che ci resterei poco dal mio istituto, no? Io sono un po' stanca di studiare, 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 studiare e basta. Vorrei fare qualcosa di più pratico. Più pratico? Mm-hmm. Che vuoi fare, carpentiere? Per favore, se torno a chiederti una moneta, tu sparami. Se te lo dico, cosa mi dai in cambio? Claudio, per favore. Torna pure nel tuo mondo di marzapane. Non è che c'è qualcuno che invece mi apprezza per come sono? Sì? Sì. Davvero. Sei stendato? Mm-hmm. Homo sapiens. Homo sapiens, sì, penso. Bello e intelligente. Studia, Giorgia. È brava, Giorgia. Ora io vado a fare l'autopsia delle lunghe casali, mentre tu, che hai una scadenza molto importante, torni ad occuparti di quelle piccole larve del cazzo. Un po' hai pensato alla sorte di quelle povere larve nere? Come faranno senza di te? Sopravviveranno. Sicura? Sì, te l'ho chiesto. Certo, lo voglio intendere. Vedi però, se tu non avessi perso tutto il tempo che hai perso cercando di fare la piccola detective e ti fossi invece concentrata sul tuo lavoro, avresti potuto consegnarla tranquillamente. Eccola qui, la signora in giallo che ritorna. Ma tu sei un medico o no? Adesso che hai anche questo elemento, vai, procedi con la tua indagine. Vai, detective, vai! Grazie. Comincia a farti pagare dalla questura! Ma tu non conosci il significato del termine privacy? Educi. Sarà la mia ombra e basta. Com'è l'ombra? Nera? No, è muta l'ombra. Ci credo nell'amore che dura una vita. Ci credo nell'amore a cui si giura fedeltà in eterno. Senti i violini. Chiamiamo un logopedista. Ambra è rimasta incinta quest'estate quando stavi con me. Non c'è bisogno del neuropsichiatra infantile. Chi è il morto? Non faccio l'agente delle pompe funebri, faccio il medico legale. Possiamo comportarci come due persone adulte, come colleghi che lavorano insieme? No, perché io e te non siamo colleghi. Io sono il tuo capo. Io Tarzan, tu... Cheetah. Scusami, ma Jane che fine ha fatto? Il tuo studio caldo o a casa tua? Anche casa mia è calda. Te l'ho già detto che così sembri la primavera del Botticelli. È un complimento? Mezzo. Io ne prendo un altro, matrimoni. E anche quest'anno è arrivato Natale, vero Sacrofano? Buon Natale. Auguri.